Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi voglio parlare di come ho vissuto la vittoria dell'Italia. Sinceramente, partendo dall'inizio, io non me l'aspettavo minimamente. Infatti, già quando ci siamo qualificati, io sinceramente non me l'aspettavo. Poi, mano a mano, siamo sempre andati avanti. Però quando ho saputo che la nostra cara Italia si sfidava con l'Inghilterra, io ho detto, ahia, mo perdiamo. Perché l'Inghilterra è fortissima. Cioè, l'Inghilterra ha dimostrato appunto di essere forte. Ovviamente anche l'Italia, se no non sarebbe mai arrivata in finale. Però comunque io sapevo che l'Inghilterra era più forte. Oltretutto ho detto, questi giocano pure in casa, quindi sicuramente vinceranno loro. Ieri sera praticamente io stavo, diciamo, al telefono perché comunque non sono andata subito davanti alla televisione a vedere la partita, quando mi arriva la notifica che l'Inghilterra era in vantaggio 1-0, detto aia, sapevo io. Dopo 9 minuti questi già hanno segnato il punto. Siamo finiti, siamo finiti. Però ovviamente si sa com'è il calcio, a volte si può anche ribaltare tutto, perché successe un po' di anni addietro, mi sembra tipo nel 2012, che l'Italia, che era in finale, me lo ricordo, contro la Spagna, l'Italia era in vantaggio, però poi la Spagna li ha superati e quindi hanno vinto gli spagnoli. E allora, dopodiché io sono andata comunque a vedere la partita, appunto in famiglia, siamo stati in famiglia e vedevo appunto sempre questa Inghilterra in vantaggio, sempre 1-0, sempre 1-0. Dopodiché chiaramente finisce il primo tempo 1-0. L'Italia non voleva proprio saperne di pareggiare, almeno quello. E vabbè, comincia il secondo tempo, sempre 1-0, sempre 1-0, finché a un certo punto, colpo di scena, 1-1, l'Italia segna. Chiaramente io i nomi dei giocatori, chiaramente non li so, quindi non so chi ha segnato, però comunque mi interesso a queste cose. Cioè, diciamo, per me è difficile ricordarmi i nomi, però è veramente molto interessante, anche perché, cavolo, gioca l'Italia, io sono italiana, quindi 1-1. Devo dirvi la verità, ragazzi. Sinceramente a me è un po' dispiaciuto essere contro l'Inghilterra, perché ho conosciuto tanti inglesi, quindi per me è stato come essere contro delle persone che magari mi sono anche simpatiche. Le ho conosciute andando appunto in Inghilterra. Poi ho avuto anche una professoressa alle superiori che era appunto inglese, inglese, si è nata lì, quindi figuriamoci, per me mi è dispiaciuto un po'. Però chiaramente essendo italiana devo per forza fare il tifo per l'Italia. Ho visto 1-1. E ovviamente da lì ho detto forza Italia, dai, segna il secondo punto così, dai, vinci, vinci, vinci. Ma non è successo. Siamo arrivati ai supplementari. Primo tempo supplementare, 1-1. Secondo tempo supplementare, 1-1, finiamo ai rigori. Quando è stato detto che eravamo ai rigori, ho detto qua siamo spacciati, siamo finiti. Gli inglesi sono molto più forti perché comunque se non erano forti, cioè non segnavano il punto dopo 9 minuti di gioco. Ho pensato a quello. E ho cominciato a vedere appunto tipo prima l'Italia, poi l'Inghilterra, per dire alcuni diciamo sbagliavano, altri azzeccavano, cioè più o meno vedevo che si stava lì, pari passo, diciamo, mo che era in vantaggio l'Italia, poi era in vantaggio l'Inghilterra, poi di nuovo l'Italia.
che cosa è successo? È successo l'ultimo rigore italiano. Che è successo? Il giocatore ha sbagliato. Taglia! Qua siamo spacciati. Mo segna di sicuro l'Inghilterra e vince l'Inghilterra. Tocca al giocatore inglese. Ma il nostro portiere è riuscito a parare, quindi non ha segnato. Dopodiché chiaramente ho visto le persone esultare, io tipo così. Ma chi ha vinto? E mio padre mi ha detto, guarda che ha vinto l'Italia, abbiamo vinto, siamo campioni d'Europa. E io tipo non ci credevo, perché comunque eravamo partiti che l'Inghilterra stava vincendo. Questo per dire che un libro non bisogna mai guardarlo dalla copertina, cioè alla fine bisogna leggerlo dall'inizio alla fine, perché non si può mai sapere, diciamo, come va il finale. Non si può mai sapere, il finale può essere inaspettato. E stavolta è stato inaspettato. Certo, devo dirvi la verità, per me rimane un mistero di come abbia fatto l'Inghilterra a giocare gli europei se teoricamente l'Inghilterra non fa più parte dell'Europa. Infatti c'è pure uscita la barzelletta, non so se l'avete sentito da qualche parte, che hanno fatto come delle vignette assurde sull'Inghilterra che si gioca agli europei però non è dell'Europa, quindi è assurdo. Certo, ovviamente l'Inghilterra essendo uscita da qualche anno, penso che sia più o meno normale, poi vedranno loro come affrontare il discorso. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi a questo canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti come avete reagito quando la nostra amata Italia è riuscita a diventare campione d'Europa.